rilanciare la collaborazione tra Unione Europea e Russia per combattere la minaccia terroristica, ma non solo. Nell'aula della Camera due mozioni di Lega e Movimento 5 Stelle chiedono la revoca delle sanzioni contro Mosca. Maria Luisa Bisogni. Le sanzioni applicate alla Russia dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti a seguito della crisi ucraina danneggiano economicamente l'Europa, in modo particolare l'Italia. Lo sostengono il Movimento 5 Stelle e Lega Nord, che con due mozioni chiedono al governo di rilanciare la collaborazione politico-strategica con la Federazione Russa. Le sanzioni alla Russia sono costate oggi agli italiani oltre 1,5 miliardi. Noi con questa mozione diamo la possibilità al governo di decidere di rimuovere queste sanzioni per il bene degli italiani. La nostra economia va tutelata, ma la Russia deve rispettare gli accordi internazionali, ribatte Scelta Civica.